Bentornati a The Cyclist Tactics, siamo arrivati al mese di aprile con la gara, cos'è questa? La Weisshorn Challenge, che è una bella gara di montagna. Abbiamo Ortega a picco di forma e andiamo subito a completare le operazioni di passaggio del mese, ovvero l'osservatore e la lista dei selezionati. Continuiamo ad andare a selezionare degli scalatori di Fruinia. Abbiamo qualcosa di 84, 78, 2 di 3, 22 anni. Va, proviamo a prendere questo. Perfetto. Abbiamo completato e quindi andiamo a correre. Eccoci qua. Allora, abbiamo una prima salita bella dura, poi una discesa, una bella pianura e un'ultima salita fino alla vittoria. Direi che possiamo tenere Fox. Allora, Fox lo mandiamo indietro e mandiamo indietro anche Perry. E Ortega lo teniamo davanti e vediamo cosa succede se parte subito una fuga. Ok, sembrerebbe tutto a posto, senza fughe rilevanti. Allora, Perry diamo il mantenimento della posizione, Fox diamo il mantenimento della posizione per il momento. Eh sì, avevamo in realtà la prima fuga, eccola qua. E vediamo come si comporta su questo primo tratto. Non possiamo saltare fino a raggiungerli, quindi stiamo col gruppo che si sta nuovamente spaccando. Allora, Perry e Fox, perfetto. E con una grossa spinta potrei effettivamente raggiungere la fuga, però continuiamo a stare nel gruppo. E vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa in discesa. La parte più avanzata della fuga ha già scollinato. Perry e Fox cominciano a effettivamente faticare a star dietro a questo ritmo. E a questo punto io comincerei a rimandarli davanti, perché Perry può aiutare nel tratto in discesa, nel tratto in pianura, ed è il massimo che può fare. A questo punto, se cominciassimo a agganciarci a questa fuga, sarebbe per noi un 8-2 e va bene. E vediamo dove si va. Ci mettiamo nel relay con, ok, così. Or
Azteca, se non sbaglio, ha anche dei punti in discesa, infatti. E possiamo tirare fino a qua. E adesso Perry che era davanti va in coda, Fox rimane in posizione e Ortega passa nel gruppo. Allora, Fox può tirare. Allora, se tirasse fino a qua. Ok, facciamo tirare anche al massimo. Tanto i consumi degli altri due sono la parte che ci interessa. E abbiamo quasi recuperato la testa della corsa. Continuiamo a stare davanti. Adesso però ci vorrebbe davanti Perry. Cominciamo a essere in discesa. Non capisco su che casella sia, dovrebbe essere questa. Difatti. A questo punto Fox può tornare in coda. E lasciamo lavorare un po' gli altri su questo piano. Ci sarebbe da provare ad attaccare a questo punto perché. Effettivamente stavano tirando un po' troppo poco. Ok, a questo punto abbiamo davanti Perry. E Perry può stare davanti al momento. Ortega va bene lì. E Fox va pure bene lì. Perry adesso lì facciamo fare un'altra bella tirata in piano. Che se qui i consumi cominciano a essere altini. Dietro e via. Ortega può fare un tiro un pochino più rilassato. Oramai la fuga sono 10 persone. Con anche qualcuno che si sta un po' attaccando a spese degli altri. E qui è partita una fuga ancora più pesante, che non riusciamo a mantenere, ma a questo punto ci tocca agganciarci. Con chi può correre. E Fox invece può restare indietro e più o meno riposare. Penso che verrà raggiunto dal gruppo. Ok, Fox può tornare in coda. E
Ormai siamo praticamente arrivati alla base della salita. A questo punto io terrei il ritmo del gruppo e non farei attacchi, però qualcun altro fa gli attacchi, quindi ci dobbiamo adattare. Continuano a mandarci davanti a spingere. Allora io a questo punto vado a zero. Cerco di conservare qualcosa eventualmente per l'ultima salita. Ok, continuo a tornare indietro, ma mi sa che mi continueranno a mandare davanti a spingere. Perfetto, base della salita, classico. E qui è rimasto indietro qualcuno anche del nostro gruppetto. Continuo a essere davanti io a tirare. Oramai il gruppo ci ha quasi preso. Ok, ho davanti Perry. E vediamo un po', Ortega ha 7 e 20 di bonus, 19. Quindi facciamo fare ancora una tirata a Perry, anche se non è da salite. Noi qui proviamo a continuare a tornare indietro, ma tanto non ci lasciano stare in coda. Ok, Perry può tirare, vediamo un po'. Questo è massimo per Ortega, poi cominciano i punti bonus. Però scusate, effettivamente questo passa uno dei punti più difficili. Ok, mi aggrego al gruppo. Lascio andare avanti chi vuole provare ad andare avanti. Il gruppo in realtà poi è andato avanti da solo. Ok. Ora abbiamo Ortega. Che dovrebbe cercare, purtroppo non ha più energia. Però ha 20 punti, quindi cominciamo a consumarne un 4. Ok, Fox è completamente fuori combattimento. Ortega può andare dietro. A questo punto abbiamo Perry per un'altra tirata. Questa comunque sarebbe bella faticosa per Ortega. Sarebbe da provare a essere un po' tattici qua. Qua Ortega non mi segue purtroppo. E devo staccarmi purtroppo. Proviamo ad andare dietro, anche lui non ne ha praticamente più, Perry non ha più punti di attacco. Ok, vediamo se riesco. Fare agganciare Ortega anche se la vedo dura. Devo seguire per forza. Ok.
E devo anche bruciarmi l'ultimo punto. Ok, Fox può tenere. Perry non riesce a passare al traguardo purtroppo questo turno, mentre Ortega con tutti i punti riesce a prendere qualcosa. Ed è sesto. Ok, mentre Perry è oltre i primi 10. No, è ottavo, quindi siamo andati a punti con due corridori. E adesso aspettiamo Fox che arranca col gruppo. Eccoci qua. Effettivamente abbiamo un sesto posto a 0,67 e a 1,33. Questo effettivamente ci porta a 50 e 30 punti, che ci portano con 1,05 a 134 su 151. Direi un buon risultato. Andiamo al prossimo mese. Questo mese di maggio abbiamo una piccola gara collinosa su cui Ortega non potrà fare un granché, proveremo perché è fuori dal picco di forma. Torniamo sugli osservatori, andiamo sempre a cercare i nostri scalatori di Fruinia. Abbiamo due discesisti, non so se ho sbagliato a pigiare qualcosa. Probabilmente ho sbagliato. Frank Egbert è uno scalatore massimo livello 7 e direi che teniamo questo in osservazione per questo mese. Perfetto, non abbiamo promozioni e quindi possiamo andare alla gara di maggio che è il Hills of Vazduk. Andiamo. Ed eccoci qua. David Perry è tra i favoriti. Possiamo cominciare tenendo Fox davanti nel gruppo, indietro di uno. Ortega indietro di uno. Perry proviamo a tenerlo al momento davanti. Anzi, sì, giusto per vedere cosa succede. Abbiamo una piccola fuga che seguiamo. A questo punto io manderei davanti di nuovo anche gli altri due e li aggreghiamo alla fuga. Probabilmente non la migliore delle mosse. Ok.
riusciamo a fare tutto questo pezzo senza consumare nulla. E anche il Proton arriva alla fine della discesa. Andiamo alla base della salita. Continuiamo a star qui. E effettivamente la fuga spinge molto duro, 8 e 1, ma ne abbiamo per seguirli, quindi proviamo. E provo a tirare un momento e vediamo cosa succede. Ok, ora perde davanti. Davanti teniamo Ortega. Nessuno ci ha seguito dal gruppo in questo piccolo tentativo. Proviamo ad arrivare qua e invece ci fanno saltare fino alla discesa. Continua a tirare, cercare di chiudere. Ma purtroppo qua forse era meglio fermarsi sul 7. Non è stata la mossa più furba questo tentativo di fuga in cui non ci ha seguito nessuno. Vediamo ora se saltiamo direttamente questa salita. No. E invece qualcuno la salta. E quindi ci tocca andare dietro, anche se ci stiamo veramente massacrando a questo punto. E rientrare nel gruppo a questo punto. Il ritmo è veramente un po' troppo alto per tenere con Perry. Che comunque ha ancora molti punti. Io a questo punto metto assolutamente a riposo gli altri due. Continuiamo lungo questa bella pianura. E dovrebbe essere il nostro turno di tirare. Confermiamo. E bruciamoci un 7 punti. E quindi andiamo indietro.
Ok, arriviamo alla discesa. Siamo detestati all'interno di questo gruppo. Poi ci sarà questa ultima salita prima dell'arrivo che temo che farà molta selezione. Non ho ancora guardato come sono messi gli altri. Adesso diamo un'occhiata. Noi abbiamo ancora 48 e però solo 7 punti di attacco e non particolari bonus. Allora, 29, 3, 26, 7. 15, 10, 23, 2. Questo è l'unico che un po' mi preoccupa, però noi abbiamo appunto sempre 48, quindi dobbiamo giocarci il più possibile i punti di proviamo così. Questa mossa, allora, includendo questo tratto, dovrebbe dar fastidio agli scalatori puri. Il gruppo intanto ci ha quasi raggiunto. Siamo di nuovo davanti. Purtroppo ci giochiamo ancora un po' del nostro attacco. E continuiamo a tenere con gli altri due. Ok, siamo davanti a tirare, stiamo davanti. Questo potrebbe essere un buon punto. 6-3, ci brucierebbe un po' tutto. Allora, cominciamo con questo e poi casomai raccattiamolo. Esatto. Ah, non mi ha permesso di fare. Non ho ben capito perché. Ok. Andiamo indietro. Da qui abbiamo ancora un 3 punti bruciabili più i 20. Non dovremmo riuscire ad arrivare primi, di sicuro. Ma direi che siamo, se non cambia nulla, terzi. Intanto io provo a spingere un po' con gli altri due. Fox non può farci nulla. Sì, direi che abbiamo un confermato terzo posto e un quinto posto con Ortega. Questo dovrebbe, che non è più poi un quinto, ma è finito ottavo. Questo dovrebbe metterci tranquilli con lo sponsor. Andiamo a vedere effettivamente. Una buona gara che ha visto il nostro veterano David Perry portare a casa una medaglia di bronzo. Forse ci poteva rischiare qualcosa in più, ma non ce l'abbiamo fatta. E Ortega, nonostante tutto, è riuscito a portare a casa un ottavo posto. Andiamo al sommario della corsa. Con 100 punti e 30 punti arriviamo a 187 sul nostro obiettivo di 151. E quindi direi che abbiamo assolutamente completato le aspettative del nostro sponsor. Bene, per questo episodio chiudiamo qua e nel prossimo andremo avanti con la nostra prima stagione, ora che
abbiamo assicurato che il nostro sponsor continui a darci soldi anche e molti di più per la prossima stagione. Al prossimo episodio!